Uno dei punti fondamentali nella definizione del bilancio di previsione del 2013 sarà sicuramente la vicenda della TARES, cioè in particolare quella che è la principale imposta a disposizione del Comune. La nostra idea è di considerare la possibilità, compatibilmente con le risorse, di immaginare un sistema di agevolazioni, di esenzioni per le categorie più deboli, in linea con quanto è emerso oggi nella riunione, e quindi immaginare che per i pensionati al minimo, per categorie diciamo, di reddito molto basse, si possa diciamo, immaginare un'aliquota di riduzione che è del minimo del 5 al massimo al 30. Io direi diciamo, di valutare di farla al massimo per le categorie più svantaggiate e poi ridurle per le altre. L'unica difficoltà è legata al fatto che bisogna reperire queste risorse all'interno del bilancio e quindi dovremo fare una scelta di quale saranno i tagli e quali saranno i servizi che in alternativa dovranno essere diciamo, decurtati.